Questa versione nuova della Pacotto cantante è dettata dalla passione per le sigle degli anime giapponesi, sigle che io ho scoperto andando in Giappone, assistendo live a una cantante che ha cantato questa meravigliosa opening di un anime che andava in onda in quel periodo. E quindi mi ha fatto scoprire questo mondo delle sigle, delle colonne sonore originali giapponesi. E a quel punto non ho potuto resistere, ho detto no, vabbè, io devo impararle. Non parlo il giapponese, però a orecchio, con amici che parlano il giapponese mi hanno aiutato, ho cominciato a impararne una, poi un'altra, e poi con Max Coltorti, che mi accompagna sempre nelle mie follie, abbiamo creato in realtà poi uno spettacolo arricchito con dei video, con dei pezzi degli anime doppiati, con i miei personaggi e tutto, e poi che lanciavano la sigla dell'anime. È nato questo spettacolo incredibile, perché veramente ti fa rivivere in un attimo tutte le emozioni, sia delle cose che succedono, sia delle musiche, no? E delle canzoni dei vari anime. E quindi è nata la Pacotto cantante. E senti, parlando proprio di anime, parliamo un attimo di Dragon Ball Super. Tu che sei cresciuta con Bulma fin dall'inizio, che è anche un po' l'anima, no? Di Dragon Ball, che ha attraversato tutte e tre le serie, tutte e quattro le serie. Come l'hai vissuto questo ritorno di fiamma enorme del franchise che ha sconvolto tutti noi che ci siamo cresciuti? Tu come l'hai vissuto e soprattutto com'è cambiata Bulma e come sei cresciuta anche tu insieme a lei? Ma allora, dall'inizio, se ve la ricordate, sembrava veramente una bimba, no? Un po' pestifera, un po' birichina, però comunque molto divertente. Era un personaggio molto importante all'inizio. Poi è un po' stata messa in ombra da tutti sti Saiyan e vabbè, ok. Addirittura per un certo periodo è sparita, poi è ritornata che stava con Vegeta, avevano avuto un figlio e vabbè. Per cui diciamo, ha vissuto alti e bassi, c'era, non c'era, c'è stata di più, di meno. Però è un personaggio che ho sempre amato, perché in realtà è una persona intelligentissima, molto in gamba, in un mondo molto, appunto, maschile, perché con sti Saiyan, tutti questi superpoteri, lei in realtà però si sa difendere, ha sempre avuto un bel caratterino, questa cosa mi rende molto orgogliosa di poterle dare voce. E in realtà sì, c'è stato un ritorno però del franchising, però in realtà Dragon Ball l'ha sempre avuto, è sempre nel cuore di tutti. Per cui chiaramente sono strafelice di essere la voce di Bulma. Mi ha fatto molto ridere, perché negli ultimi film i suoi impegni erano però magari se raduno le sfere del drago posso ringiovanire di 5 minuti, oppure aveva sempre questi desideri molto teneri. E lei è meravigliosa, come si fa a non amarla? Grazie mille!